Buonasera, ottavo scudetto, si è conclusa da poco la partita del Maradona, Bologna che perde per 3-2, Bologna che però è rimasta in partita fino all'ultimo, questo era uno degli obiettivi, poi le cose sono andate come andate. Possiamo parlarne in studio, a caldo, con uno dei nostri ospiti a turno e a giro tra ospiti fissi e quelli invece a rotazione. Ciao. Benvenuto. Ciao. mi guardava un po' c'è un scettico. Che ci... No, Walter Fuochi è uno dei nostri turnisti. E posso dire turnisti? Turnisti. Sì. Buoni. Come quelli che suonano nelle orchestre. Per me turnisti è carino. E invece, beh, grande band questa. Stanno dietro con la batteria. E invece gli ospiti fissi. Sempre qua noi ragazzi. Nando Pederano e Emilio Marrese. Allora ragazzi, parliamone a caldo. È stato un Bologna da un punto di vista positivo, volendo darlo, sorprendente, migliore, da un punto di vista un po' più cinico, un Bologna che perde ancora, dopo il punto che sembrava una sconfitta, ne parlavamo pochi giorni fa, con la Sampdoria, questa è una sconfitta che sembra un punto, bravissimo. Allora, chi vuole cominciare? Parto io, avevamo concluso l'ultima puntata dicendo che a Napoli ci aspettavamo un massacro e che però l'unica cosa da chiedere alla squadra era di non ripetere la pessima figura ignominiosa, vergognosa, obbrobriosa, orripilante di Torino, con la Juve, perché andare e non giocare non è tollerabile. Oggi il Bologna ha giocato, quindi poteva andare peggio, poteva piovere, come diceva Frankenstein Junior, potevano piovere gol, non sono piovuti. Io non ho mai creduto che alla fine davvero, sì ci credi da tifoso, ma razionalmente non ho mai pensato che davvero saremmo riusciti a portare a casa un risultato, perché il Napoli comunque appena spingeva un attimo creava occasioni e puntualmente, come ci accade spesso nel nostro momento migliore, fanno gol gli altri. E quindi quando abbiamo giocato meglio, abbiamo preso la partita in mano a metà del secondo tempo, però senza concretizzare, anche se tutte le volte riuscivamo ad andare vicini alla porta avversaria, però se non concretizzi alle prime due o tre situazioni che ti capitano, in quei casi contro squadre come il Napoli di questo momento la paghi e puntualmente l'hai pagata. Però abbiamo visto tante cose interessanti, confortanti, poi approfondiamo, concludo dicendo: se il Bologna giocasse sempre come ha giocato stasera, Napoli avrebbe molti meno problemi di quelli che abbiamo visto fin qui. Su questo concordo, magari continuasse a giocare in questo modo, almeno con questa determinazione, anche questa... Anche alcune buone geometrie, non sappiamo se riuscirà a farlo. Certo, è un po' un ritorno al passato. Ci ritroviamo qua la sera dopo la partita a commentare un Bologna che è stato anche in certi momenti anche brillante, è stato sul pezzo e fino alla fine, però alla fine ha perso. Vi ricordate le ultime stagioni? No, abbiamo perso 4-3, però siamo stati lì. Questo non è un aspetto negativo, perché prima, poche settimane fa, eravamo un po' depressi sotto tutti i punti di vista, anche della prestazione. Qualcosa abbiamo visto, probabilmente Motta lo ha anche detto, non so se poi dopo lo sentiamo o meno, siamo riusciti a... Sì, insomma, ha anche detto, dice, abbiamo lavorato una settimana bene, quindi può darsi anche che l'allenatore italo-brasiliano abbia scontato in questo primo mesetto di lavoro a Casteldebole delle intermittenze, di presenze, di stop e di infortuni, e con una rosa quasi al completo, perché ne mancavano tre, no? Caesius, Arnautovic e Scouten, però a quanto pare ha lavorato bene, ha messo in campo un 11 ancora diverso da quelli visti precedentemente, straannunciato, altra coppia di centrali, insomma... E ritrovare lo spirito, avere un po' di autostima, un po' di fiducia, questo potrebbe essere un buon compagno di avventure di Thiago Motta e anche di tutto il gruppo. Quindi questa partita va vista, come hai detto all'inizio, un po' come un pareggio, anche se è una sconfitta e si rimane a 7 punti. Però, diciamo, dà un po' più di speranza e soprattutto toglie quel velo di scetticismo, anche un po' eccessivo, anche un po' veemente da parte della tifoseria su Thiago Motta, che ha un aplomb che sicuramente è molto dispari rispetto all'ultimo tecnico che è seduto sulla panchina rossoblu per 3 anni e mezzo, e quindi ben venga, diciamo, questa prestazione. Mi ha dato un assist. Walter, dall'ultima volta che ci siamo visti proprio qua, ne è passata di acqua sotto i ponti. Se non ricordo male c'era ancora Sinisa in panchina. Sì. Siamo a quasi un mese, quasi, se non sbaglio, di Thiago Motta. Partendo dall'ultimo, cioè da un paio d'ore fa, a ritroso.
Ma un paio d'ore fa è andata molto diversamente da come era andata 8 giorni fa, il che significa che non c'è ancora una linea di continuità. Oggi la prestazione è confortante, la squadra avversaria veniva da 9 vittorie consecutive e ha aggiunto la decima, ha dato dei 6 gol e dei 4 gol all'Ajax e al Liverpool, quindi fa un altro campionato, palesemente, tanto che è in testa. E quindi oggi partita diversa dalla precedente, ma quello che mi sembra di cogliere è che è in corso una mutazione genetica di questa squadra, che Thiago Motta punta, oggi ha puntato e prossimamente punterà su uomini diversi da quelli della precedente gestione. Credo che Mihajlovic avesse una sorta di resistenza ad allenare la squadra di Sartori. Credo che Motta sia venuto per allenare la squadra di Sartori e che poco per volta sostituirà dei capisaldi, di giocatori che per 3-4 anni sono stati titolari, Soriano, De Silvestri. Solo capitano e vice capitano. Capitano e vice capitano. Per promuovere i giocatori che sono arrivati con l'ultimo mercato. Ora, noi non sappiamo molto del valore di questi giocatori, sappiamo molto delle capacità di chi li ha ingaggiati, del quale abbiamo raccontato mirabilie, ma del quale continuiamo a vedere mirabilie, perché Lookman, il nuovo prodigio dell'Atalanta, è farina del sacco di Sartori, certo, quello precedente. Quindi credo che questa mutazione genetica sia partita, verrà ulteriormente accentuata. Credo che un nuovo allenatore potrà non guardare in faccia nessuno, non avrà vincoli di riconoscenza, di amicizia, di frequentazione della stessa parrocchia, come potevano essersi instaurati in precedenza, e quindi la scommessa diventa più alta, però diventa anche più interessante, più stimolante, perché credo che tra i difetti del Bologna ci fosse quello di una certa stato seduto, cioè era una squadra che ormai non si alzava più in piedi, non generava più entusiasmo, ripeteva gli stessi errori, anche le stesse cose buone, non vogliamo solo dire che commettesse errori. Insomma, oggi potrebbe essere cominciato qualcosa di diverso. È chiaro che col Napoli non ti aspetti niente, quindi appena giochi un po' giochi bene. Con Lecce, certo, siamo di nuovo alla disperazione, o 3 punti o lo sprofondo. Assolutamente sì, è una settimana tosta, perché prima c'è anche il Cagliari. Sì. Però vogliamo sentire le parole di Thiago Motta nel post partita? Sì, se non c'è ancora la Sabrina in collegamento da Napoli. Subito dopo sentiamo la Sabri, okay, così ci agganciamo dalla Sabri immediatamente dopo. Partiamo da Thiago Motta. Dalla prestazione, il miglior Bologna quando tu sei arrivato, molta sfortuna, alla fine anche un po' di frustrazione sportiva per quello che hai messo in campo, che avete messo in campo, per come avevi preparato questa partita. Sì, la frustrazione esiste perché non abbiamo preso un punto dopo una partita ben giocata, da competere contro una squadra oggi come il Napoli, che non è facile per nessuno. E noi abbiamo fatto una bella prestazione. Poi sì, esiste rammarico, frustrazione per il risultato, però tutto il resto vado soddisfatto per il lavoro che hanno fatto questi ragazzi in campo, e non solo per la partita, sino tutta la settimana che abbiamo fatto. Cosa ti è piaciuto oltre il risultato, e cosa non ti è piaciuto, su cosa lavorerai in vista delle prossime partite? Lavoreremo dei dettagli per evitare o per cercare di evitare i gol presi, sicuramente, perché è una cosa importante oggi, anche se hanno fatto molto bene, perché abbiamo difeso, abbiamo creato delle difficoltà a una squadra che le ultime partite hanno fatto tanti gol. E quello che è da continuare è la dimostrazione di un gruppo che vuole, dei giocatori
che hanno entrato oggi hanno iniziato la partita molto bene, ma soprattutto quelli che sono subentrati e quelli che erano in panchina, e spingere i suoi compagni a poter competere contro, ripeto, una squadra che oggi è in forma. Buonasera mister, volevo chiederle cosa le lascia, appunto ha detto, questa sconfitta, tante comunque note positive alla fine, perché venire qui a giocare contro una squadra così forte, anche perdendo, però insomma si è giocata, qui hanno perso il Liverpool, l'Ajax, insomma non squadre così così. Bologna oggi a me è sembrato che abbia dimostrato che sia sulla strada del cambiamento, ecco, rispetto a... E poi volevo chiederle, alla fine abbiamo visto che ha molto protestato con l'arbitro, avete tutti un po' protestato con l'arbitro, volevo sapere cosa è successo, cosa vi siete detti. Da oggi dobbiamo andare con la consapevolezza che questa è la strada giusta, anche se ogni partita è una storia diversa. Oggi abbiamo giocato contro una squadra che vuole giocare, che viene in avanti, che cerca di mettere tanti uomini nella nostra metà campo, e noi abbiamo fatto più o meno la stessa cosa, cercando di avere la palla, di giocarla e di attaccarli. Poi la seconda domanda? Guarda, oggi le tre squadre, due hanno fatto una grandissima partita, l'altra secondo me non ha fatto una buona partita, e lascio così, poi siete voi a giudicare tutto quello che ha fatto durante la partita. Buonasera mister, le è piaciuto Zirke e con Barrov, e pensa che anche col rientro di Arnautovic possa trovare più spazio, magari tutti e tre insieme dal primo minuto a partita in corso? Mi è piaciuto tutti i ragazzi oggi mi hanno piaciuto, quelli che, ripeto, quelli che hanno entrato dopo, quelli che hanno iniziato la partita. Giocare insieme dipenderà sempre da loro, se dimostrano che possono giocare insieme avendo un equilibrio nella squadra, nella fase offensiva e difensiva, sono dei giocatori forti che possono sì giocare insieme, ma dipende sempre da loro quello che dimostrano durante la settimana. Joshua ha dimostrato durante la settimana di essere pronto per giocare una partita da questo livello, e deve continuare a lavorare così ancora di più, perché so e vedo il potenziale e so che può dare ancora di più al gruppo e contribuire, perché noi alla fine arriviamo a fare una partita da come abbiamo fatto oggi. Buonasera mister, e ancora una volta riesce a mettere in difficoltà questo Napoli. Oggi però il Napoli è riuscito a vincere. In che cosa è cambiato l'11 di Spalletti rispetto al passato? Difficile da commentare. Penso che è una squadra già dall'anno scorso forte, e questo anno è migliorata, è una squadra migliorata, ma non solo con i risultati ma anche il gioco. E poi non sono stato io a metterli in difficoltà, sono stati i ragazzi in campo a metterli in difficoltà, perché hanno fatto una grossa partita insieme, lavorando, aiutandosi, tanto nella fase offensiva come difensiva, e alla fine... Peccato per il risultato, tutto il resto abbiamo tempo da analizzare, quello che possiamo migliorare, ripeto, e sono soddisfatto della prestazione che abbiamo fatto oggi. Cosa mister invece non le è piaciuto del suo Bologna? I primi minuti è stato complicato per noi, sapevamo che non è facile iniziare la partita, e l'ambiente, la tensione, il pubblico che spinge la loro squadra, hanno fatto anche la ultima di Champions League iniziando la partita e subito andando in vantaggio, però mi fa essere molto molto contento che abbiamo superato questo momento. Abbiamo sofferto, ma abbiamo sofferto come squadra insieme, cercando di lottare, di non fare arrivare queste situazioni dove il Napoli è molto forte, inserimenti dei giocatori della seconda linea soprattutto. Abbiamo fatto un grosso lavoro difensivo collettivamente, e poi da questo lavoro ha permesso che noi alla fine del primo tempo abbiamo preso la partita, abbiamo migliorato tantissimo, abbiamo messo in difficoltà la squadra del Napoli anche nel secondo tempo,
E siamo arrivati a questo momento grazie soprattutto all'inizio, che è stato un inizio difficile per noi, però abbiamo sopportato insieme, tenuta la partita fino alla fine, e questa è una cosa importante. Punti negativi lo analizzeremo dopo con video e vedere cosa possiamo migliorare. Buongiorno mister, buonasera mister, le chiedo se è soddisfatto nel complesso del compito che ha svolto Posch, che ha provato tutta settimana in quel ruolo lì contro probabilmente l'avversario peggiore in questo momento da affrontare, che è il ragazzo georgiano, e le chiedo come sta Cambiaso, che nel finale abbiamo visto uscire un po' accecato. Stefan non solo a livello futbolistico oggi ma anche caratteriale ha fatto molto bene, perché anche non appena arrivato nel campionato italiano, oggi l'ho visto molto collegato con i suoi compagni, ho visto aiutando anche in attacco, che sì, ha fatto già il terzino, ma sappiamo che è un centrale, però questa è la voglia di fare, e questo non voglio parlare dei singoli oggi perché non è il caso, credo che il gruppo è importante, però sono questi ragazzi che alla fine portano che un gruppo possa migliorare il suo livello. Andrea è finita la partita stanco, come tanti dei nostri giocatori. È un'altra cosa bella, perché è bellissimo finire una partita così. Credo che è una sensazione enorme di poter competere contro l'avversario e finire la partita con la stanchezza. Questo è calcio e il lavoro fisico è enorme. E anche il lavoro emotivo, la tensione di giocare una partita del genere, ma sono molto contento da tutti e credo che è una bella cosa finire una partita così stanchi. Bene ragazzi, grazie. Le parole di Thiago Motta a caldo del dopo partita e tutto, però dovrebbe esserci anche Sabri ancora fuori dallo stadio di Armando Maradona. Rimasta io e i netturbini che stanno pulendo qui tutto intorno al Maradona, quindi tra un po' proprio non c'è più nessuno, spengono anche i lampioni per il risparmio energetico. Senti, raccontaci un po'. Stanno smontando le transenne, non fateci caso se vedete passare strani movimenti. La logistica fuori dagli stadi è sempre anche abbastanza affascinante dal mio punto di vista, soprattutto vederla dall'altra parte. Ma comunque ti chiedevo, quali sono le impressioni dal vivo, no? È uscito, non so se hai visto le facce di come è uscito Bologna, Thiago Motta ha detto stanchissimi, è bello vederci anche così stanchi, ma erano più le delusioni di aver mollato lì per strada forse qualche punto insperabilmente raggiungibile, oppure la soddisfazione di aver comunque giocato una partita in attesa? Guarda, sono due le cose che io ho notato particolarmente. La prima cosa è che i colleghi di Napoli ci sono venuti a dire che è stata la più bella partita che hanno visto. Cioè, finora loro erano abituati a vedere il Napoli giocare sempre molto bene e vincere, perché come avete già immagino elencato, viene da 10 vittorie consecutive con quella di oggi, è primo in campionato, è primo in Champions, insomma è un Napoli veramente che fa un altro campionato quest'anno, ma a livello europeo. E ci hanno detto diversi colleghi napoletani che hanno visto oggi una partita bella, perché anche l'avversario è stato all'altezza, perché ci sono stati colpi da una parte e dall'altra, il Bologna ha sempre risposto alla partita, è stata sempre viva fino al 94esimo e oltre, quindi è ovvio che è una bella sconfitta, cosa vuoi, non porti a casa punti, però per un Bologna che fino a poco fa non solo non portava a casa punti, ma spesso giocava male, dava preoccupazioni anche contro la Sampdoria, per capirci, nel secondo tempo si è usciti con preoccupazione, oggi è stata una prova confortante perché ha giocato bene, ha giocato contro una squadra nettamente più forte, ma soprattutto ha dato l'impressione di essere sempre vivo questo Bologna, sempre pronto a giocarsela. E anche l'episodio finale dell'arbitro che fischia con il pallone che stava spiovendo in aria, sono scattati dalla panchina tutti, anche quelli che non sono coinvolti. Abbiamo visto Soriano con la pettorina andare in campo a arrabbiarsi con l'arbitro. Lo so che uno dice sono cose scontate, ma fino a poco tempo fa abbiamo visto anche dare dei rigori contro il Bologna clamorosi senza che nessuno protestasse, che a volte non è che uno deve incentivare le proteste o chissà cosa, però sono segnali di una squadra che è viva, è in partita, è dentro anche mentalmente, o quando magari è un po' invece sulle, così, un po' fuori dal contesto. Quindi i segnali ci sono stati, poi è chiaro, torni sempre con zero punti, però è inutile negarci che in tanti prima di questa partita ci aspettavamo molto peggio, cioè di essere probabilmente sovrastati, schiacciati. Invece il Bologna oggi
è andato in vantaggio per primo, ha tenuto in apprensione il Napoli fino al fischio finale con Spalletti che negli ultimi minuti nel recupero era veramente fuori dalle grazie di Dio, urlava, sbraitava, vedeva che c'era un Bologna in partita. Quindi è vero che sono piccole soddisfazioni, però venendo da un periodo negativo e avendo prima tanti dubbi, oggi quantomeno si esce con qualche certezza in più di una squadra che sta rispondendo, di un gruppo che è presente e di una Bologna che inizia ad assomigliare un po' al suo allenatore, cioè a recepirne quantomeno quelli che sono un po' le indicazioni, la mentalità, il suo calcio. Ecco, poi è ovvio che tutto viene vanificato se non batti il Lecce o il Cagliari giovedì, però se parliamo di sensazioni, quelle di oggi sono nettamente positive. Le nostre pagelle, ciao, sono Emilio, le nostre pagelle le diamo tra un po', e però non ti chiedo le pagelle ma ti chiedo le tue impressioni e quelle anche dei colleghi che hanno, con i quali hai visto la partita, gli inviati da Bologna, come avete valutato, quali sono i giocatori che avete valutato meglio, quelli che avete valutato peggio, e in particolare ti chiedo come l'hai visto dal vivo, perché in televisione non è semplicissimo in alcuni casi, soprattutto con i giocatori che non conosci, come hai valutato, come hai visto Ferguson? Allora, Ferguson l'impressione è che sia ovviamente grosso di fisico, che servisse molto lì in mezzo anche un giocatore di quel genere, non è particolarmente tecnico, non è un giocatore dai piedi educati, ma probabilmente non è neanche quello il suo ruolo, quindi è difficile aspettarsi belle giocate, ma molta sostanza più che qualità. E Zirze non è partito bene nella prima mezz'ora, insomma non teneva mai un pallone, non riusciva a far salire la squadra, non sembrava, poi ha fatto gol e si è sbloccato, cioè oltre al gol ha dato invece l'impressione poi di essere insomma anche a suo agio in questo modulo del Bologna. Il giocatore in assoluto che a me è piaciuto di più è Dominguez, perché in quella posizione si è rivisto quel Dominguez che nel girone d'andata dell'anno scorso giocava al posto di Scouten più indietro, ma sempre con il ruolo comunque di fare un po' gioco, no? Era quel il cervello, adesso è un cervello spostato più avanti, ma è un giocatore che ha qualità, che vede il gioco, che ha buone aperture e poi evidentemente, essendo però un centrocampista, non sguarnisce troppo la mediana, dà anche una mano lì dove spesso in due forse erano pochi. Invece Dominguez in questo ruolo di tre quarti, ma anche da legna e da tutte e due, insomma, qualità e sostanza, sicuramente sta tornando quello che avevamo visto l'anno scorso nel girone d'andata e che invece non avevamo più ritrovato. Poi ovvio che sai, gli esterni soprattutto in difesa sono quelli che hanno sofferto di più, ma oggi chi è che regge il confronto con questo Kvara, che visto anche dal vivo è veramente impressionante. Poi c'è un clima qui a Napoli, tutto uno stadio che sembra essere tornato ai tempi di Maradona, festa, cori per 90 minuti, c'è proprio l'atmosfera di un pubblico che si sta divertendo, che sta vincendo e che sta tornando veramente in una fase di vicinanza anche alla squadra, che rende tutto molto bello. Il Bologna però si è calato ed è stato assolutamente all'altezza per tutti i 90 minuti, e quindi insomma questi sono un po' i due o tre giocatori, in particolare Dominguez, quello che a me è piaciuto di più. Sabrina, si diceva qua in studio che insomma, probabilmente lo diceva anche Walter Fuochi, che si sta verificando un po' una piccola transizione anche genetica da parte di Motta, no? Un vecchio blocco, quello legato a Sinisa, piano piano probabilmente andrà un pochino a scemare e si vedono volti nuovi. Allora volevo capire anche un po' se hai colto qualcosa anche dal gruppo, dall'entusiasmo, le esultanze, le proteste, quello, cioè, un po' di questi contatti. Sì. No, guarda, a me il gruppo è sembrato tutto molto unito, non a caso vi ho citato il fatto che Soriano, che oggi non era coinvolto, certo, è stato in panchina sempre, praticamente non si è neanche mai scaldato, dando l'impressione di poter essere una possibilità per Motta di un cambio, eppure è stato il primo a schizzare in campo, a lamentarsi con l'arbitro perché ha fischiato interrompendo di fatto l'azione offensiva, quindi mi ha dato l'impressione che tutto il gruppo sia in questo momento, o almeno l'impressione vista oggi, fosse veramente sul pezzo. Credo che abbiate ragione sul fatto che c'è questa transizione, credo anche che la vecchia guardia stia un po' aiutando in questo Thiago Motta, perché sinceramente l'ultimo Soriano, l'ultimo Sansone, l'ultimo De Silvestri non è che abbiano fatto rimpiangere mai quelli che abbiamo visto oggi, mi sembra che siano stati un po' in calo, un po' molto in calo in questo avvio di stagione, che prima di metterli fuori Thiago Motta sia partito da loro, perché all'inizio comunque i titolari sono stati Sansoni, Soriano, e adesso ha visto che evidentemente, non avendo avuto le risposte che sperava, sta provando anche altre soluzioni e quindi si va probabilmente verso un ricambio anche un po' naturale.
Grazie Sabri, buon rientro, con calma. Grazie a voi, grazie a voi. Io torno domani, adesso sì, dai, facciamo una serata un po' di scarico dopo questa bella giornata. Qui è molto caldo, non so come sia a Bologna, oggi c'erano 28 gradi, a Napoli adesso ce ne saranno 20, ancora proprio clima estivo, si sta bene e quindi buona trasmissione, ci vediamo domani alle 21 col pallone nel 7. Grazie ciao, mille. Buon lavoro. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie a Sabrina Orlandi. Anche un paio di buffale se si può a quell'ora, a quel punto, per preferenza. Vabbè, beh, qualsiasi però, cosa, senza trascendere sulla questione culinaria, andiamo in pausa un attimo e invece parliamo delle pagelle, perché questa volta è divertente. 5 undicesimi di Bologna nuovo in campo dal primo minuto e quindi c'è un po' da parlarne. A fra poco. Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere, da Pulpharma. Infortunistica Tossani. Da 70 anni lavoriamo per dar peso alla parola dei più deboli. Abbiamo assistito migliaia di persone vittime di un sinistro, ottenendo per loro un risarcimento giusto. Grazie alla nostra storia ed esperienza che ci contraddistingue, oggi siamo presenti in tutta Italia. Infortunistica Tossani. La storia del risarcimento. 800-699-181. Bravo. Ma non senti com'è cremosa? Questa è una pasta a miracolo. Oh, ma dimmi un po', quanto ci metti una carbonara per 13 persone? Sì, buona, però questa è pancetta, no guanciale, dai. Sì, Giuda. Mamma mia, Giuda. Senti, passa Mervino, va. Compagnia sbagliata? Vai su segugio.it, confronti le offerte delle compagnie assicurative e risparmi sulla polizza auto o moto. Segugio.it, trova la compagnia giusta, fai un preventivo. Ma se ci facessimo fare un ritratto? Pancia gonfia, flatulenza, meteorismo? Che fastidio quell'aria nell'intestino. Trio Carbone migliora il benessere intestinale. E oggi in flaconcini Trio Carbone Gas Control. Da Pulpharma in farmacia. Rijeka, Croazia. Centro di implantologia dentale a soli 70 km da Trieste. Tecnologie avanzate, alta specializzazione, team di medici esperti. Qualità svizzera a prezzi di Croazia. Viaggi in giornata da molte città italiane. Primo viaggio più visita più panoramica, tutto gratuito. Migliori dentisti di Croazia. Il nostro numero verde gratuito 800-744-022. 800-744-022. Valichiamo nuovi orizzonti per seguire la nostra squadra. Percorriamo sentieri imbattuti per calcare nuovi palcoscenici e celebrare nuovi successi. Noi viviamo per il calcio. Bwin TV. Che disastro il calcare! Ma ci sono qua io, Drago, una bestia contro il calcare. Quelli sì che erano anni duri per il calcare. Per fortuna Drago è tornato, 3 volte più efficace ed è anche igienizzante. Nuovo Drago Pulisan, l'anticalcare igienizzante. Una bestia contro il calcare. Stanco? Stressata? MGKVIS Ricarica Plus, il tonico energetico senza zuccheri. MGKVIS Ricarica Plus, fai vis di energia. Stavamo già facendo un po' di anticipazioni, pareri personali sull'undici in campo, siamo nel momento delle pagelle. Allora, sì. Dicevamo, aspetta, 5 undicesimi si diceva, dove sono i nuovi, questa volta in campo e Bologna scende in partenza al primo minuto con Cabiaso da una parte, Lukumi Posch, terzino destro, e Zirze punta e Ferguson a centrocampo, quindi 5 della campagna acquisti di quest'anno.
Intanto diciamo che i whatsappatori, i nostri opinionisti... Dopo li leggiamo. Non abbiamo avuto il tempo tecnico di mettere in onda. Non c'è stato tempo tecnico, per cui non le vedete, ma vi diremo che cosa avrebbero detto se fossero stati in video. Allora, partiamo con le pagelle. Skorupski, che è un grande, insomma, è stato protagonista l'ultima partita con la Samp e anche durante la settimana. Qualcuno diceva non vi citamento, con Bardi no, ha giocato. Adesso, poi certo, quel tiro di Barbo non l'ha preso. D'altronde ci sta che non la prende una palla, però qui c'era Meret in realtà. Allora oggi cosa vogliamo dare a Skrupski? Gli diamo, ha preso 3 gol e quindi un'insufficienza, perché comunque doveva prenderle tutte comunque. Devo dire che se siamo rimasti in partita alla fine del 94esimo è perché un paio le ha azzeccate bene, un paio di interventi importanti li ha fatti nel secondo tempo, sui gol forse poteva fare qualcosa di più, forse poteva trattenere quella palla poi ributtata dentro allo Lozano. Io sono sul 6, nel senso che anche un 6 di fiducia, un 6, voglio dire, non riesco a incolpare Skorupski per questa sconfitta, ovviamente, quindi per me è questo. Dopodiché possiamo correggere, siamo qua in consiglio dei professori proprio per correggere. Poi abbiamo la linea difensiva a 4 con Posch che è uscito stanchissimo, sfatto, aveva forse il giocatore più pericoloso della Serie A in queste prime 10 partite, quelle che sono, ha un po' sofferto, Skvara ha fatto molto bene, non c'è niente da dire, e Posch ha sofferto, quindi è un 5,5 in un ruolo non suo, comunque che dove ha giocato pochissimo. È un 5,5. I due centrali, Lukumi bene, diciamo che Lukumi bene, usciva anche palla al piede, dato sicurezza. Devo dire che potremmo anche, insomma, anche aggiungere qualcosa di più alla sufficienza. Bonifazi ha sulla coscienza quella gamba corta, sul filtrante, sì, sul terzo gol, quello decisivo di Osimè. Sul filtrante non mi ricordo se gli ha dato Zielinski, e lì devi chiuderti perché ti passa le spalle e devi chiudere, quello è un errore, per il resto non aveva sfigurato, era stato anche, ci aveva anche regalato meno brividi che in passato, è un 5, è un 5,5 perché comunque nella prestazione degli altri 89,59 secondi non aveva fatto male. A sinistra Cambiaso... Sì, ha fatto una buona giocata, al contrario di Bonifazi, ha fatto una buona giocata, e cioè l'assist per Zirkzee nell'1-0. Sì, poi l'ha passata anche a Barbo per il 2-0, non so quanto possa considerarsi assist, ma ha fatto tanti errori tecnici, tante palle perse, tanti contrasti persi. Cambiaso sì, per me sì, non l'ho trovato ancora, poi ha fatto anche altre cose buone, ma ancora una volta un po' troppi errori, però è chiaro che è meno peggio che nelle ultime uscite, io però l'ho vista in questo modo. Quindi ha voto anche lui a un 5,5. Ha Cambiaso? Sì, ha Cambiaso. Ah, però, no, ok. Sì. Walter, dalle tu, poi faccio io. 6 a Posch, 5,5 a Bonifazi. Parti da Skorupski. Guarda, la porcheria più grossa è stato il passaggio, un assist a uno sciagurato che l'ha sbagliata. E quindi se non sbaglio. Gli è andata, non l'ha stoppato. No, ah, sì, bravo, Dembélé. Gli è andata bene. E allora quando ti va bene il 6 è doveroso, perché poi il resto l'ha parato. 6 Posch, 5,5 Bonifazi, 6,5 Lukumi. Sei Cambiaso, l'assist vale? No, vale infatti, molto. Per me è 5, vale mezzo. Molto. In mezzo è quello per me. Secondo me, allora, Skorupski, non lo so, io 6 faccio fatica a darglielo. Perché appunto quell'errore che ha citato Walter è stato tragico, gravissimo. E torna sempre il solito discorso che facciamo da anni su Skorupski, cioè sui pali, grandi riflessi, 2 belle parate, una paratissima, molto bene, l'ordinaria amministrazione. Non ti dà mai la sicurezza sufficiente, non ho capito perché, ed è un errore che non è la prima volta che commette, sul gol di Lozano, che pure tira da vicino ma molto laterale, era già per terra, si è buttato per terra prima che Lozano tirasse e non era neanche alto il pallone, gli è passato a portata di mano, l'ha sfiorato, se stava in piedi lo parava. E
Sull'uscita su Osimhen è stato sfortunato, ma anche lì Osimhen ha tirato e gli ha tirato addosso e la palla è finita dentro. Però su quello non riesco a dargli colpa. Complessivamente non lo so, non riesce mai a convincermi del tutto, per me è un 5,5. Porsche 5,5, 5,5 più, comunque ha subito molto. Kvara, Schelia, dal quale subiscono tutti, è uno dei giocatori più in forma d'Europa in questo momento, quindi ha tutte le attenuanti, è venuto fuori qualche volta bene, in attacco anche si è proposto, il ruolo insolito per lui quello del terzino, però non mi ha convinto del tutto. 5,5 anche a Bonifazi, perché comunque quel taglio lì di Osimhen, se lo seguiva meglio eravamo più felici, e se sono d'accordo con un 6 ricco, un 6 più a Lukumi, e anche a Cambiaso io do 6, perché non ho visto tutti questi errori che dite voi del primo tempo. Mi sembra che rispetto al giocatore quasi perso, comunque estremamente in crisi di questo periodo, molto criticato e anche giustamente, è un ragazzo, è giovane, e io gli do un 6 di incoraggiamento, perché comunque è importante, è molto importante in quel ruolo per il Bologna. È già stato preso di mira, quindi è in difficoltà. Nonostante questo, un ragazzo non un calciatore non intelligente non fa quell'assist, perché quella palla lì dice adesso segno e mi riscatto, perché 9 su 10 qualcun altro al posto suo non la passava al centro a Zirkzee precisamente, ma tentava la gloria personale, e lì si vede che c'è del carattere e dell'intelligenza del giocatore, e io su queste doti voglio ancora sperare. Gli ho visto anche fare un altro cambio di campo che non doveva fare, perché avevano già preso gol col Milan in quel modo lì, e ha passato la palla con un cambio di campo all'attaccante, non è che non l'ho visto, però complessivamente tutto sommato gli do la sufficienza volentieri. Vi spremo un po' di più su Posch, ma perché non parte De Silvestri a destra e gioca Posch, quindi va bene l'assenza di Cassius, però... Beh, Posch garantiva un po' più di forza, un po' più di corsa, cioè, no, ma quello rispetto che voglio a De Silvestri. È un centrale, Posch, parliamo di un difensore appunto centrale. Appunto per questo messo... dico, garantiva un pochino più di corsa e fisicità, forse rispetto a De Silvestri. Secondo voi ha una soluzione che Bologna riproporrà? Cioè Poch nelle difficoltà, potrebbe. Aspetta, il contesto è le difficoltà che ha Bologna sugli esterni, questa è una difficoltà oggettiva, no, che abbiamo già commentato. Thiago stesso ha detto Poch ha giocato fuori ruolo. Certo. Allora, la domanda numero due era, hai usato Poch lì perché c'era Kvara e quindi è un una tantum visto... la terribile minacciosità del nemico, e poi adesso si torna alla normalità e quindi Posch quello non lo fa più, o Posch sarà il tuo terzino destro del futuro anche contro è da capire, minacce più potabili? Diciamo che come movimenti non ha proprio i movimenti dell'esterno, del quarto di destra, sì, che non deve viene avanti. Però, sai, insomma, i ruoli possono essere anche cambiati, un professionista può anche starci, dipende che tipo di giocatore. Secondo me è un processo da fare più lentamente, cioè non è titolare fisso terzino destro, ma è uno che all'occorrenza in determinate partite, ad esempio non contro il Lecce, immagino, però di trasferte in cui vai ad affrontare delle ali molto pericolose, anche se non quanto Kvara, però comunque dei giocatoroni in trasferta te ne becchi spesso da quella parte lì, non lo so, una delle prossime trasferte sarà in casa dell'Inter se non sbaglio, sì. Magari in quelle situazioni è una carta, un'alternativa in più. Io poi avrei fatto giocare Sumarò al posto di Bonifazi, non l'ho detto prima, lo dico adesso, Walter credo sia d'accordo su questo, che lo dicevi prima tu, sì. Non ho capito, onestamente non erano andate neanche così male le cose da quel punto di vista lì domenica scorsa con quella coppia, io Bonifazi non l'avrei fatto giocare, però vabbè, questo diciamo che rispetto ad altre scelte compiute da Thiago Motta che avevano lasciato maggiormente perplessi, oggi ancora una volta tutto sommato in fin dei conti, come nel primo tempo con la Sampdoria, la squadra l'ha messa giù in campo bene. E non è stata una sorpresa però vedere Bonifazi, perché comunque tutti avevamo dato come formazione Bonifazi. Sì, sì, ma infatti. Dentro, quindi, ma anche perché Sumarò aveva qualche problema fisico, quindi... La settimana ha avuto dei problemi. Forse quella cosa disse su Cambiaso, riconosco anch'io l'intelligenza, cioè nel senso comunque che lui ha le qualità, non è per buttarlo giù, ma è perché proprio perché ha qualità, alcuni errori a ripetizione
banali, cioè non vanno molto bene. È intelligente in quell'occasione, poi potrei sentire qualcuno che dice no, è uno che però non si è preso la responsabilità, perché paura, non, non credo, ha avuto freddezza. No, non lo dice nessuno stavolta. Stavolta più, no, più perché che far gol non puoi stavolta fare. Stavolta perché hai segnato, se no qualcuno avrebbe detto no. E io sono sempre d'accordo, è quasi più bello l'assist che il gol. Allora, invece a centrocampo abbiamo 180 kg di, non so, di morbidezza, ma veramente, cioè, abbiamo capito che Abisher è stato preso perché ha fisico, e Ferguson, che pure ha degli spunti, si diceva, no, in presentazione, insomma, sulla tre quarti, il tiro, eccetera, ma perché comunque anche lui ha fisico. Talvolta, secondo me, si confondono anche proprio come struttura, come movimenti. Come taglio di capelli, Come taglio di capelli, ma le stesse scarpe, è un casino. Lo numero praticamente lo sei, uno dice 9, l'altro Ferguson, è Ferguson e Abisher, sì. Beh, Ferguson è bello più grosso. Beh, comunque Abisher non è piccolo, diciamo. Insomma, sono quei chili che mancano, diciamo, per dire, a Dominguez, no? Certo. Oppure, allora, Abisher aveva fatto bene l'altra volta, e Abisher lo vediamo. Il problema sono sempre i piedi, non è come impugnano la chiaramente, no, insomma, l'Arnese. Beh, e quindi è un 5,5 per me, in una partita dove la squadra ha giocato bene, quindi lui ha dato il suo contributo, diciamo che manca la qualità, e nello svizzero manca la qualità, e incredibilmente è stato anche, è arrivato in ritardo, come qualcuno diceva in chat, uno svizzero che arriva in ritardo su quella palla invitante è un pochino singolare, però tanto per dire, comunque mentalmente c'è, e quindi insomma, sono fra il 5,5 e il 6, devo essere sincero, e Ferguson per la sua prima titolare ha dimostrato che può star lì in mezzo, dopodiché non possiamo chiedere a lui né delle visioni incredibili, delle aperture impensabili per adesso, e quindi anche lui oscilla, può dare un 6 perché ha tenuto botta in un centro, contro un centrocampo che gli asfalta tutti, quindi è un, guarda, possiamo fare anche un 6 meno e un 6. I due. Solo sti due qua? Vabbè, perché poi dopo sì, sono tutti. No, Medel. E c'è, detto, c'è anche no, Medel. No, Medel non l'abbiamo detto, e Medel è un 6, è un 6 pieno, su Medel è un 6 pieno, e se gli sbatte lì la palla in occasione della carambola del pareggio napoletano, possiamo tagliargliene una, non so cosa dobbiamo fare, e sono cose, la palla è rotonda, sbatte ed è così, ma la prestazione in sé per me è un 6, allora rispetto agli altri due, anche con qualcosina in più. Sei più? Secondo me sono stato 3,5,5. Nessuno di questi mi ha particolarmente colpito o esaltato. Giudico globalmente la prestazione del Bologna positiva, quindi ci sarà sicuramente anche del loro in questa positività, perché comunque abbiamo palleggiato in modo, in alcuni tratti abbiamo palleggiato in modo abbastanza veloce e garbato e preciso, quindi hanno dei meriti. Non è una prestazione negativa da loro, non è neanche una prestazione che mi abbia entusiasmato, aspetto un attimo a rivederli. Ferguson, anche se è un 5,5, un 6 meno così, intanto prima ci chiedevamo cosa fosse, adesso sappiamo che è un giocatore e nelle prossime puntate ne sapremo di più ancora. Ok. Beh, Walter, che dici? Guarda, è strana secondo me la prestazione di Medel. Medel ha giocato bene a centrocampo, da incontrista, ma è stato anche molto abile a smarcarsi per ricevere i disimpegni, cioè ha aiutato la squadra. Ha fatto due rinvii dentro l'area che non sono usciti dall'area. Delle volte sfiga, delle volte sei giù di tempo, delle volte però non deve succedere, soprattutto a un giocatore molto esperto. Primo gol e secondo gol nascono da rinvii che non sono usciti dall'area. Per cui 5,5. Un giocatore che ha cominciato il campionato da difensore, quindi gli errori che ha commesso li ha commessi nelle occasioni in cui poi lo so, difensore. Capita frequentemente, è un gol che vediamo spesso. De Vrij l'altra sera col Barcellona ha respinto senza che la palla uscisse dall'area, 2-2, e quindi giocatori nel buoni. Nel primo rimpallo Walter, fra l'altro, palla sbatte però, anche contro il tacco di Ferguson che serve. Però è sbagliato sbagliare, diciamo così, impietosamente. Sei a Ferguson e quell'altro è Abisher. 5,5. Mancano Dominguez, Barrow e Zirkzee. Sì, perché poi abbiamo messo
e Bischer che no, era sulla linea di tre dietro la punta, sì, invece no, ambienta K, perché alla fine ha fatto Legnone lì, insomma, non, sì, non è che fatto, non vabbè, ma spostiamo sopra Dominguez. Assolutamente. Quindi, no, ma infatti, assolutamente. No, perché la linea di centrocampo in una partita dove comunque la squadra non si è sfaldata, la squadra ha retto contro una grande squadra, solitamente il centrocampo ti dà il colore della partita. Per questo, insomma, non sentivo di avere insufficienza. Ecco, questo vi voglio chiedere, visto che abbiamo parlato della, vi spremo su Ebischer, è l'equilibratore? Cioè Ebischer Dominguez, mettiamola così, sono comunque l'equilibrio che Bologna non poteva permettersi nel 4-2-3-1 di Mihajlovic? Non lo so, devo ancora collocarlo Ebischer, perché comunque ha avuto un ruolo insolito ma non negativo contro la Sampdoria. Qui ha giocato però perché non c'era Schouten e quindi comunque in una posizione diversa. È un jolly di centrocampo che non vedo titolare fisso, ma che mi sembra possa avere una maggiore utilità rispetto al passato. Forse Ferguson ha giocato perché non c'era Schouten più che Ebischer. Sì, no? Però sì, comunque anche Ebischer oggi non ha fatto l'ala, come, cioè si è trovato qualche volta a fare l'ala, ma non era il suo. In non questo era senso quello, equilibratore. Ha fatto più, sì, ha fatto più mattone, più legna a centrocampo. Come l'ultima volta. L'ultima in effetti, volta, visto che la coppia Dominguez e Schouten pare non funzionare moltissimo, potrebbe, come dici tu, essere un elemento utile, un collante immediato, utile per poter poi magari usare Dominguez più avanti. Mi vengo sotto, vabbè, ma quando abbiamo finito le pagelle, adesso arrivano i voti belli, perché comunque Dominguez i tre migliori, diciamo, comunque sicuramente Dominguez, proprio per il gioco che ha espresso, per la capacità di ricucire poi fra i reparti, non solo di suggerire, di inventare, per la verve, per insomma, ha iniziato a ritrotrellare molto bene, ha un'intelligenza calcistica, e lo conosciamo, lo sappiamo, e quindi è un suo sette pieno, è lui che ha fatto girare alla fine la squadra, è un sette pieno, proprio per la prestazione. Barrow, che comunque così aveva compiti, diciamo che nella prima parte a sinistra ha sofferto molto il Bologna, su quella catena, insomma, spingevano De Lorenzo, spingevano anche gli altri, però è chiaro che per un giocatore che gioca in attacco, che cerca il gol e che lo trova, nonostante, grazie anche un pochino, insomma, all'errore di Meret, quello è un grosso, no, un errore, pochino, un po' molto, sì, quello, Meret, perché se l'avesse fatto, se Skorupski pigliava un gol così era 4, non tornava Bologna, no, era un 4, e quindi sotto questo aspetto qua lui non so se arriva al 7 Barrow, ma certo è un gol pesante quello che ha fatto, la prestazione in sé ha fatto vedere me, lui va alti bassi, questa è stata una prestazione medio alta, buona, e quindi sei sul 6,5-7, mentre Zirkzee, che partiva da titolare nel ruolo che non ama moltissimo, no? L'ha detto, io veramente lì davanti da solo non è il invece ci giochi, ti applichi, ci giochi, e cosa chiediamo a uno che gioca là davanti? Di far gol. L'ha fatto, non ha tirato sulla squadra, non è riuscito a tenere sulla squadra, ma era la squadra in sé che neanche riusciva a aggrapparsi a lui, e diciamo che ha fatto anche un buon assist a Ebischer, no? Nel primo tempo, di testa, ed era lì nell'azione del pareggio, ma del Napoli, ma chiaramente, insomma, è stato più veloce il suo marcatore, e insomma, era un passo anche dalla spizzarla al 95esimo. Il 7 se lo prende, è un 7 anche di fiducia, un 7 anche di stima, è un 7 che gli faccia bene per le prossime 28 partite, quelle che sono, non so neanche siamo alla decima. 3-7. Sono stati gli uomini determinanti dell'illusione, perché poi alla fine non si è raccolto nulla. Però se il Bologna è uscito con soddisfazione, anche a mani vuote, è stato per loro tre, e quindi io do 7 a Dominguez, a Zirkzee, 6,5 a Barrow, secondo me anche 6 più, perché comunque nel primo tempo non mi è piaciuto molto, nel secondo ha avuto il merito di pareggiare, che non è poco, ma metà del merito se lo piglia Meret, perché era un tiro abbastanza, sì, era un tiro abbastanza innocuo, centrale, poco significativo, seppur forte, e quindi gli è andata fatta bene. Dopo ha ritrovato coraggio e nella prima parte della partita, tutti e due, sia Barro che Zirkzee, i primi 20-25 minuti non riuscivano a tenere su un pallone.
e non riuscivano a difenderlo, a tenerlo, proprio tutte le volte che arrivava la palla davanti era persa. Però poi sono cresciuti con l'andare avanti dei minuti, con l'andare avanti della prestazione, col migliorare della globalmente la prestazione del Bologna, sono cresciuti anche loro, hanno trovato più coraggio, più presenza, e soprattutto Zirkzee è uno che deve capire dove è finito, e quindi se mentre lo capisce fa anche un gol a Napoli, allora si merita tutto il nostro incoraggiamento. Su Dominguez, vabbè, io sono uno dei tanti, non l'unico certo, grandissimi estimatori di Dominguez, per me questo è un giocatore straordinario dal quale dipendono, non dico quanto Arnautovic, ma è uno di quei tre giocatori fondamentali per il Bologna, l'anno scorso è stato fondamentale e sono molto felice di vederlo tornare pian piano sempre più velocemente ai suoi livelli standard dell'anno scorso. Vabbè, diamo una notizia: il Bologna rimarrà quart'ultimo. Non è ancora finita. Mancano 8. Il Milan sta vincendo 2-1 Verona, e quindi sì, il sorpasso adesso. Se dovesse finire così, sono tutte lì ad aspettarci. Quindi questa è l'unica nota positiva. Ecco, in una giornata comunque negativa, perché diciamo tante volte che le belle sconfitte hanno un po' stancato, e questo per me è un pensiero giusto. Ecco, l'unica nota veramente positiva è che se così dovesse finire, tutte comunque stanno aspettando in Bologna. Bologna era a 4 punti da decimo posto, rimane a 4 punti da decimo posto. Cioè oggi ha dato un buon segnale. Rispetto a chi dice, se fosse così con una tempesta, ecco, se la tempesta in Bologna dovesse averla già affrontata, e allora puoi guardare al futuro con un sorriso. Però bisogna capire quanto dura questa tempesta e se oggi era una ventata di sole e aria pulita lo capiamo, abbastanza dalle prossime due o tre partite, e ne parliamo però dopo, anche per, magari legandoci a Sapura. Dobbiamo finire, dobbiamo dare le riserve, le riserve. Solo 4 innesti, solo 4. De Silvestri, Sansone, le vado a leggere perché Moro, così ve le recupero. Moro e Licoianis, basta. Allora, Licoianis male, secondo me, nel senso che ha giocato pochissimo. Ho giocato 5 palloni, ha sbagliato i 3, ha fatto finire la partita prima di Licoianis. Sciocchezza, niente di che, insomma. Il più interessante è vedere, De Silvestri è stato lì, insomma, doveva fermare gli ultimi minuti di Clara, e l'altro non mi ricordo. Sansone messo a destra. Sansone messo a destra. A piede non invertito, a piede convertito. Però sempre male. Sansone si chiama, cioè male. È sempre Sansone. Infatti è sempre casinista. Un po' casinista. Come al solito, promesse non mantenute, gli hanno negato un fallo laterale. Sì, quella però era una palla che doveva dar via prima perché c'era quello in sovrapposizione, non gliel'ha data, se l'è tenuta e gliel'hanno portata via. No, negativi tutti e tre, Moro, anche lì, dobbiamo capire che giocatore sia. E intanto è uno che è entrato, ha fatto un tiro al volo da 40 metri dimostrando una discreta faccia tosta, anche se lì non era una scelta che andava fatta in quel momento, però carattere, e però anche lì insomma qualche pallone perso di troppo, quindi non so, 3-4 prestazioni comunque non significative, mentre il Napoli però dalla panchina dice: chi cambiamo adesso, guardiamo un attimo, mettiamo dentro Lozano e Osimhen. E lì fai tanta differenza. Che non sono serviti a nulla, No, a niente. Uno e due, però rispetto a Moro, almeno diciamo così, che Moro sarebbe, l'ideale sarebbe che Moro avesse il fisico di uno di quei due Giandoni, con i suoi piedi, o il contrario. Cioè, quello che abbiamo capito di Moro è comunque uno che la palla fra i piedi la tiene e sa come un pochino gestirla, non ci si incespica sopra. Per adesso abbiamo visto. Come è servita una partita per capire un attimo Ferguson, forse quel primo tempo di La Spezia non è bastato per capire Moro. Ma no, assolutamente no. Aspettiamo ancora un po' e cerchiamo. Per farci un'idea, perché anch'io vi giuro, non riesco a dire che giocatore è. Walter. Ma guarda, sono per il senza voto di De Silvestri, Moro 6. Licoianis e Sansone male, anche per 5. Sì, anche per hanno giocato poco, poi peraltro è un po' iniquo, però dalla panchina, ragazzi, bisogna mettere dentro dei però dalla panchina sennò... se, cioè, tu hai una rosa non profonda e quindi dovrai fare i conti con questa panchina. Appunto, ha fatto l'esempio di giocatori, ce ne sono tanti, non profonda di qualità, ragazzi, di pari valore, capito? Spalletti, quando ha parlato a fine partita, peraltro definendo una bellissima partita, quindi d'accordo col pubblico napoletano, magari ha detto: i titolari che sono
entrati nel secondo tempo non devono poi cioè, essere contenti di, perché poi entri e decidi meglio che giocare 70 minuti giochicchiando, però li ha chiamati titolari perché sono titolari. È così, loro mettono dentro, tolgono Politano e Raspadori, mettono dentro Osimhen, Lozano, Osimhen, Lozano. Non solo loro, ma come dire, ci sono altre squadre che hanno la Lazio, un'altra squadra, cioè tutte quelle squadre che sono davanti hanno almeno 4 cambi paro paro come titolari. Bologna no. Il Bologna no, dovrà lavorare Motta per renderli tali. Ok, dovremmo andare in pubblicità, avevo delle altre domande per voi, ma le facciamo dopo, nonostante il prossimo blocco, facciamo l'ultimo. Un po' anche... È l'ultimo, e quindi pubblicità. Sappiatelo, è l'ultimo. Stanco? Stressata? MG K-Vis Ricarica Plus, il tonico energetico senza zuccheri. MG K-Vis Ricarica Plus, fai vis di energia. Da 40 anni al servizio dell'industria, ora Cediver apre lo spaccio con un vasto assortimento di prodotti dedicati alla casa, al fai da te e con realizzazione di colori su campioni del cliente, con i prestigiosi marchi Renner vernici per legno e Colsam vernici per metalli. Siamo anche importatori esclusivi del prestigioso marchio americano Stilit, vernici ad alte prestazioni. Siamo a Dozzano dell'Emilia in via Lombardia 57, telefono 051 79 82 66. Vi aspettiamo! Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere, da Pull Pharma. Su William Hill News trovi tutto quello che vuoi sapere sul mondo dello sport. Aggiornamenti, statistiche e risultati in tempo reale. Scegli chi lo sport lo conosce dal 1934. Scegli williamhillnews.it. Per ritrovare il mio benessere era il momento di perdere peso. Ho agito proprio come serve e i risultati si vedono. Pull Pharma presenta Kilo Calmagra Metabolico. In pratiche bustine, Kilo Calmagra Metabolico favorisce il metabolismo di carboidrati e lipidi, aiuta a mantenere sotto controllo glicemia e colesterolo. Mi sento rinata, fuori e anche dentro. Finalmente ho un alleato che funziona. KiloCal è lo specialista del controllo del peso. KiloCal Compresse, preso dopo i pasti, aiuta a controllare grassi e zuccheri. Gli anni non pesano più sulla mia linea. KiloCal Donna combatte l'aumento di peso e i disturbi della menopausa come vampate e irritabilità. E per rimodellare la silhouette ci sono anche KiloCal Brucia Grassi e KiloCal Pancia Piatta. Fai come noi. Entra nella community KiloCal. Vai su kilocalprogram.it. Trovi tante amiche e preziosi consigli. Scopri subito il tuo programma per perdere peso. KiloCal ama la tua linea. Da Pull Pharma in farmacia. Valichiamo nuovi orizzonti per seguire la nostra squadra. Percorriamo sentieri imbattuti per calcare nuovi palcoscenici e celebrare nuovi successi. Noi viviamo per il calcio. Bwin TV. Pancia gonfia, flatulenza, meteorismo? Che fastidio quell'aria nell'intestino. Trio Carbone migliora il benessere intestinale. E oggi in flaconcini Trio Carbone Gas Control. Da Pull Pharma in farmacia. Eccoci qua, ultimo blocco. Abbiamo dato anche i voti a questo Bologna un po' dai volti nuovi e adesso però facciamo anche un buon punto, perché la settimana che ci ha portati fin qua è stata una settimana abbastanza interessante. Ha parlato Saputo, un'intervista del Corriere di Bologna, firma di Guido De Carolis, un Saputo che ha detto tante cose, e sempre un po' in stile saputiano, però è anche un buon momento per analizzare, anche perché Bologna, lo ricordiamo, questa settimana è un po' decisiva ed è un po' la messa alla prova per capire quanto poi alla fine questa partita oggi possa averci dato un po' di tracce. È decisiva perché c'è anche la partita di giovedì. C'è la partita di giovedì, ma ragazzi, per non passare il turno di Coppa Italia, emotivamente, diciamoci la verità, cioè, può interessare o meno la Coppa Italia, però a questa squadra servono vittorie. Dai. Alla Coppa Italia, non dico che alla Coppa Italia tengo, ma è una partita delicata perché
ti dà più svantaggi essere eliminato dal punto di vista psicologico, emotivo, cioè sarebbe una sconfitta molto più pesante di quanto non potrebbe invece portarti dei benefici una vittoria, un passaggio del turno. Se passi il turno dici vabbè, però quel che conta è il campionato. Bravissimo. Se tu vai fuori dalla Coppa Italia, siamo pure andati fuori dalla Coppa Italia e vai già in campo di nuovo con Lecce, con anche quella scimmietta lì in più addosso, perché comunque oggi abbiamo parlato in toni molto positivi della partita di Napoli, era giusto farlo, ma sempre una sconfitta è, sempre un punto in quattro partite ha fatto Thiago Motta, ed era una partita dalla quale, siccome si vede dai nostri commenti, non ci aspettavamo nulla, temevamo il 4-0, temevamo una sconfitta come quella di Torino, aver visto una squadra che se l'è giocata, ha fatto la sua figura, eccetera, eccetera, il Verona però sta facendo meglio con il Milan di quanto noi abbiamo fatto con il Napoli, e siamo tutti un po' ringalluzziti, non ringalluzziamoci troppo perché poi è molto più difficile dover vincere contro il Lecce domenica prossima. Col Cagliari non esageriamo con gli esperimenti e con le riserve, perché perdere quella partita lì, invece non siamo adesso a 5 partite dalla fine della Serie A del campionato, ci stiamo giocando la salvezza, e allora uno dice oh, la Coppa Italia frega niente, metti la primavera, non ci interessa, per carità, siamo a ottobre, tempo davanti ce n'è, la situazione è delicata, è difficile, è mediocre, malinconica, ma non è grave, non è drammatica. Quindi la Coppa Italia, per favore, rispettiamola, perché è una partita comunque da vincere e non vabbè, chi se ne frega. Io come si fa spesso con un gran turnover invece. Sì, c'è un po' di giocatori nuovi, cioè se io voglio vedere magari un'altra volta Ferguson, voglio vedere di più Moro, va benissimo. Però non esageriamo, cioè non mettiamo Arnautovic, lo teniamo, lo preserviamo per il campionato, sono d'accordo anche su quello, però non esageriamo, no, con mettendo dentro Raimondo e eccetera. Va bene Sosa, però non... Ce ne sono, Sosa, Sommaro... Ma soprattutto al di là dei giocatori che scegli, perché tutto sommato lui ha trattato anche delle partite di campionato come se fossero Coppa Italia, quando ti va a fare Bonifazi, Sosa, Centrali, a Torino, cioè li ha cambiati tutti, quindi non c'è nessuno che sia una riserva dichiarata, quello che non gioca mai, e allora se vuol far giocare Bardi, va bene far giocare Bardi, è giusto, in porta. È l'atteggiamento che è importante, al di là della formazione che vai a fare, è importante che comunque il Bologna prenda sul serio questa partita, perché non prenderla sul serio, poi dopo alla fine lo paghi molto di più che invece a cercare di passare il turno com'è nelle possibilità della squadra. Te, Walter, non dai molta importanza a questa partita. Sì, sono d'accordo. In sé non è una partita importante, perché nella Coppa Italia non hai vita, prima o poi ti fermi, e quindi tutto quello che hai fatto prima non serve a niente. Però in questo momento psicologico in cui non vinci mai, vincere anche una partita di seconda fila potrebbe essere importante, soprattutto potrebbe essere importante in negativo perderla. Quindi... Cioè, Thiago Motta, che aveva una credibilità nel sentimento popolare generale molto bassa, perché è stato trattato per queste 3 partite, lui ci ha messo del suo, ha commesso degli errori, ma si è preso tanti di quegli insulti in 3 partite che Mihajlovic in un anno di calcio orrendo uguale non aveva preso, perché si era meritato evidentemente comunque dei bonus importanti di fiducia e di stima. Però anche Thiago Motta si deve costruire una credibilità agli occhi della piazza e agli occhi della squadra, anche di quelli che vanno in campo e che devono essere convinti delle cose che lui propone. E quindi anche a lui fa molto bene vincere quella partita lì, perché se no si allunga il curriculum negativo, cioè abbiamo pure perso in Coppa Italia, quindi pigliamola sul serio. E allora Saputo, Poliani, Saputo, Vignato non convocato, scelta tecnica, vi sorprende, non vi sorprende, è un peccato? Un po' mi sorprende, un po' è un peccato, però anche Vignato è uno che abbiamo perso è più di un anno, non per colpa di Motta, che per un motivo o per l'altro, e anche per colpa sua, questo ragazzo non è più a fuoco. Mihajlovic gli ha anche dato 2 partite da trequartista titolare quest'anno, l'ha messo nel suo ruolo titolare in 2 partite importanti e le ha toppate. Quindi una pausa di riflessione può darsi che possa servire. Cioè, quantomeno preferisco, come dici tu, queste scelte anche un po' drastiche, un po' rischiose per dare una scossa a qualcuno, che non
stare un po' leva, 5 minuti, 10 minuti, niente, un quarto d'ora, terzino. Facciamo che fai questo giro, stai a casa e rifletti, poi magari la prossima volta sei più... Allora, è questo saputo che invece non molla fino almeno al raggiungimento dell'Europa? Cosa vi ha detto? Ma io ho letto, non so chi ha detto, un elenco di buone intenzioni, più di quello non ci ho trovato, cioè sostanza poca, un'intervista evasiva in cui le domande sono state fatte tutte, quindi il collega valoroso ha tentato invano la spremuta, l'uomo era asserragliato dentro al pullman, deciso a non rispondere, non ha risposto. Cioè, perfino Pier Ferdinando Casini, uno che di interviste di fuffa ne legge e ne dà da 40 anni, ha detto che era fuffa, pura fuffa. Se te lo dice un democristiano di lungo corso, c'è qualcosa che non va. E quindi, sai, cosa vogliamo commentare? Resto finché non vado in Europa, ma sei lontano anni luce. Cioè, ce la continuiamo a raccontare questa storia qui, oppure ce lo diciamo, sei qui per altro, per fare altro, per fare 46, 52, per giocare a tombola. Adesso ha cambiato anche il tetto, l'abbiamo abbassato, poi lo alzeremo se vinciamo un'altra partita. Insomma, non mi ha scosso, chiedo scusa. Ma sono... Beh, il saputo che conoscevamo. No? Un vecchio cinico. Il saputo che non ha sorpreso in questo senso qua. Non ha scosso neanche me, però intanto trovo positivo che abbia parlato in questa fase molto delicata della società, cosa che gli viene spesso rimproverata, la sua assenza, la sua evanescenza. Invece comunque ha accettato un'intervista al bravo amico Guido De Carlis sul Corriere e ha fatto bene a parlare. Allora, mi scalda se dice il resto finché non porto il Bologna in Europa? Non mi scalda perché mi domando, e io ci sarò quando ci riuscirai, perché magari tu sì, però appunto se si tratta di anni luce, non so, spero di esserci, ma intanto è tornato, come dire, non lascia, anzi raddoppia, cioè dice, ridice di nuovo la parola Europa che era scomparsa dal vocabolario. E nello stesso tempo sul campionato attuale abbassa l'asticella, prima 52 poi 46 rispetto a questa, adesso ci accontentiamo della salvezza, vabbè, e questo è il realismo, e firma una cambiale emotiva, un'altra cambiale emotiva Europa in futuro, oggi però magari ancora meno di quello che speravamo. Mi era piaciuto molto meno all'inizio del campionato, quando un presidente, l'ho già detto, cioè un presidente non deve dir mai o facciamo 52 punti che poi o almeno facciamo delle plusvalenze. La parola plusvalenze lascia che te la dicano Sartori, Di Vaio, Fenucci, Bigon, presidente che dice almeno non fatemi perdere dei soldi, proprio dà un'ammazzata nei denti a tutto l'entusiasmo collettivo, all'energia. Era un'intervista quella di inizio anno che proprio ammosciava tutto. In questa sarebbe bello capire come ci vuole arrivare in Europa, però quantomeno un po' ha fatto un po' più il presidente. Ecco, è stato molto rassicurante su Thiago Motta, come era giusto che fosse. Non l'ho valutata così negativamente, non mi sono commosso nemmeno io. Ecco, non è che dico, dai, ci ha detto ci porti in Europa, l'ora è fatta, qua prima che arriviamo in Europa, ciao. Però non sono negativo nel giudizio. Voto? 6. Voto la prestazione di 5. Beh, ha avuto la prestazione di Saputo 7, perché ha fatto. Ha avuto la prestazione di Saputo 7, perché comunque ha fatto il Saputo che sappiamo, che para, no? Cerca di rilanciare, non si scompone. Un po' così, insomma, non. Ma d'altronde questa qua è un po' l'atmosfera, la stoffa un po' della società intera. Non è che intervistando Bigon e facendo le domande dritte Bigon rispondesse, cioè almeno diceva quello, quindi è lo stesso Claudio Fenucci, insomma è molto abile nel dispensare questo e quello, poi diceva sì, ma alla fine, per lo stadio aspettiamo che
daranno un'autorizzazione per dire non voglio... lo stadio però ha detto che a marzo lui si aspetta, sì, però lo stadio è andato dritto, però l'addio sei mesi fa aveva detto a dicembre, adesso lui dice a marzo, fra un po' diranno a giugno, non lo so, però insomma voglio dire, alla fine basta dire una cosa, la metti lì, aspettiamo, è il 2022, sarà il 2023. Non è che ha detto io molto. Saluto positivamente il fatto che abbia risposto alle domande di un giornalista, cosa che ha fatto con Guido De Carolis, poi l'ha fatta con Michele Brambilla, direttore del Carlino, sì. in un'intervista in cui disse cose ancora più incisive, delle quali si pentì probabilmente dopo, però a marzo scorso comunque diede una bella intervista, perché è normale, è giusto, ma non per i giornalisti. Sto citando due giornali che non sono il mio, quindi sono contento che abbia dato questa intervista. La prossima volta se la dà anche Repubblica, sono più contento. Però noi onestamente non gli chiediamo un'intervista da 2 o 3 anni, quindi ormai gliel'abbiamo data su, questo adesso fra 6 mesi magari tocca a noi, non lo so, però in generale al di là di chi sia l'interlocutore, perché sono stati tutti in ogni caso colleghi bravi e validi, che almeno risponda alle domande dei giornalisti, perché hanno il tesserino anche loro e sono bravissimi colleghi anche loro, ma il ruolo è un po' diverso rispetto a quando gli fanno le domande quelli dell'ufficio stampa del Bologna, e per 2 anni è stato l'unico modo di comparire di saputo, quello di essere intervistato dall'ufficio stampa del Bologna. Almeno rispondi alle domande dei giornalisti che non sono al tuo libro paga. Quindi mi sembra benissimo le interviste, ne puoi dare anche 3 alla settimana all'ufficio stampa del Bologna, lo auspico, però ogni tanto rispondi anche alle domande dei colleghi che non ti mangia nessuno. Cioè, tutta gente per bene, che alla fine non... ti ha fatto le domande che ti doveva fare, ti ha trattato come dovevi essere trattato. Dice anche, non è in vendita il Bologna, non ha intenzione di venderlo, poi se arriva un socio interessato. Appunto, c'è stata anche la domanda su Percassi, se non ricordo male. C'è stata anche la domanda su Percassi, se c'è un socio interessato. No, ma quello che vi voglio chiedere, servirebbe secondo voi un po' di benzina, forse? Ma perché un socio di minoranza deve entrare in una situazione in cui non conta niente, ma ti dà l'obolo? Ma cos'è l'Africa che ha fatto? Dipende da che socio è. Abbiamo una nave di bandiera. Dipende da che socio è. Continuiamo a far finta che siano cose vere. Stiamo parlando di affermazioni. Beh, però in un calcio che in Europa... Perché adesso c'è un fenomeno... Perché dice così, ragazzi? In Europa adesso ci sono le partecipazioni, cioè tante squadre cercano un po' di allargare il perimetro partecipando in società ad altri. Entra il fondo comune, ma decide lui. Quindi o se no ti presta i soldi, ti presta i soldi a interessi che potrebbero anche interessare la magistratura ogni tanto, perché... Non siamo ai bot. Ha bisogno di prestiti, saputo? Non credo. Non so se è una questione finanziaria. Cioè, chi entra decide, chi entra fa il business e non dà soldi a maggior gloria. Però la domandona ve la faccio. Sareste in una logica di calcio come entertainment, verso intrattenimento, spettacolo, verso la quale si va e verso la quale non siamo ancora pronti in realtà ad andare, perché poi, come dice Walter, è un sistema in realtà dittatoriale quello del pallone, cioè ci deve essere uno che comanda, uno che rischia e uno che guadagna. La differenza fondamentale è: se tu fai un prodotto cinematografico, se voi andate al cinema a vedere qualsiasi cosa, qualsiasi film, andate al cinema o in televisione, anche quelli che passano ovunque in televisione, prima di che inizi il film vedete 28 produttori, cioè il rischio dell'investimento viene diviso tra tanti produttori, c'è il primo produttore, poi c'è il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, cioè ci sono tante società che si mettono insieme ogni volta per fare chi col 50, chi con l'80, chi col 20, chi col 10, però sul cinema e soprattutto sulla televisione parti già che il prodotto in alcuni casi è già coperto, cioè tu la serie televisiva è già venduta a X paesi all'estero, Netflix eccetera eccetera, quindi tu hai un prodotto che ti dà una garanzia di ritorno, io investo 20% però avrò il 20% dei guadagni e ci sta. Nel calcio dove sono sti guadagni? Non ci sono praticamente diritti televisivi. Però il Bologna è una società che perde meno 30 all'anno e quindi magari quest'anno perde meno 10, però è molto difficile riuscire ad arrivare a un Bologna che vada in Europa e che guadagni, non è una cosa a breve scadenza, e quindi hai ragione te quando dici uno perché deve venire a darti 20 milioni
a perdita. Quando poi comunque sicuramente sì, per avere 3-4 posti in tribuna, per avere un'intervista sul giornale, cioè le abbiamo già viste queste cose nel passato, no, a Bologna. Non siamo ancora maturi per questo tipo di ragionamento, perché il calcio nella maggior parte dei casi è in perdita. Altro discorso, se arriva un fondo interessato, ce ne sono tanti, a investire sul calcio in Italia, tutto, come all'estero. Ma si prende tutto. Certo, si prende tutto, allora è chiaro tutto, che è la classica legge economica. Vi devo chiedere una cosa, qual è la differenza? La differenza è che un fondo... Cioè che ci sarebbe un rimpasto societario, una pagina... No, un cambio societario, nuova. Arriva un fondo di investimento, saputo vende, prende quello che ma Bologna è pronta ha investito, per perché è vero che perde, va in bilancio, ma sta patrimonializzando. Cioè lui ha perso, ha investito molto, però non ha 15 giocatori in prestito da Tizio, Caio, Sempatutta, tutto patrimonio, anche centro. Quindi non è che se lui vende, torna in Canada con le orecchie basse, oddio, ci ho perso 150 milioni. Non li ha persi. No, non li hai persi. No. Può darsi che tu possa fare una patta con un club di Serie A come Bologna, Bolognese, eccetera, che non lo vendi a quanto tu l'hai comprato. Cioè, lo vendi a quello che in questi 10 anni, sono 7 anni, 8, 9, hai fatto. Quindi credo che quello che non ha detto, ma che sappiamo tutti, è che quando arriva, se dovesse arrivare un'importante offerta, ascolterebbe. Certo, ma è certo, che sia, beh, certo. Male, ma cioè, perché non è un De Laurentiis. A questo punto sono della tua idea, ti ascolto la mattina per radio, anche perché c'hai il turno prima del mio. Sono della tua idea, cioè Saputo, io me lo tengo Saputo, perché abbiamo visto di molto peggio. Che poi debba essere entusiasta, perché comunque in 8 anni effettivamente ci aspettavamo tutti meglio. No, mi mantengo il diritto di avere... di esprimere una critica o una delusione, non sono tra quelli che dicono via Saputo, chiunque meglio, no. Però la differenza quando tu dici un fondo, se entra, cioè la differenza è se chiunque esso sia, il proprietario del Bologna, ha veramente intenzione di fare qualcosa di grosso. Saputo, no. Cioè si è capito, a un certo punto ha messo un limite e andare in Europa, come dice Walter, così, aspettando che Moro diventi fortissimo, Ferguson diventi fortissimo, l'allenatore sia azzeccato e sia bravissimo. Ci sono tutta una serie di incognite e di variabili che... I diventati fortissimo sono stati venduti. Ci è già stato segnalato che questo non accadrà più? C'è un alchimista che così ha fatto altrove, comprando, tenendo e vendendo, comprando, tenendo e vendendo, che in ben due occasioni, con due squadre diverse, meno titolate, meno grandi, meno ricche. Quindi io penso che il Jolly sia quello. Cioè, lui ha ragione quando dice il modello deve essere l'Atalanta e non la Fiorentina. Però se vuoi arrivare in Europa, a Bologna, il modello è la Fiorentina, non è l'Atalanta. Perché lui vuole fare il modello Atalanta, ma l'Atalanta ha lavorato molto meglio e ha una storia alle spalle di 40 anni di vivaio, di settore giovanile, di struttura, di DNA, a cominciare da quando eravamo piccoli e portavano Prandelli e Tardelli alla Juventus. Però il Chievo non ce l'aveva la cantera, cioè, e comunque è andato in Champions. Il Chievo ha chiuso. Il Chievo ha chiuso quando lui se n'è andato. Lui se n'è andato dopo 7 anni che lui se n'è andato, ha chiuso. Ma quando c'era lui era aperto. Non aveva però dietro Saputo. Sì, però quando c'era Sartori, Walter, era aperto nella parte sinistra della classifica, non chiuso al 14° posto. Io lo sto dicendo che lui punta su quello. Non possiamo essere paragonati al Chievo, no, perché ma lui quello punta è un quartiere di Verona dove nessuno, c'era manco un giornale. Emilio, però anche Bergamo dicevano non possiamo essere paragonati a Verona, a un quartiere di periferia di Verona. Noi siamo a Bergamo, cioè abbiamo sì, però storia. L'Atalanta in Coppa c'era andata anche con Mondonico, cioè non è una squadra totalmente priva di tradizione, nessuna storia, nessun background. No, è vero, però sotto questo aspetto qua, il Bologna di oggi, dopo 50 anni di sconfitte, 50 anni, siamo arrivati quinti nel 71, quinti, dopodiché mai più nel 71, cioè gente che non ci manco, cioè non va neanche più lo sa. Credo che sia più al di là del modello, poi Sartori da Sarto deciderà come se ha un'idea. Ma se pensi che basti prendere Sartori per andare in Europa ti sbagli. Ci vuole io non è che mi sbaglio, Sartori, ci vuole un bravissimo allenatore che speriamo lo diventi, Thiago Motta. Collaboratore. E poi qualche investimento in più ci vuole e qualche resistenza in più nel cedere i giocatori che vengono maturati. Perché i giocatori da mercato
campionato, le plusvalenze, bla bla bla, le fanno tutte le squadre, lavorano così. Però quando hanno già una base un pochettino più solida, perché sennò se la smembri tutte le volte, cioè tu il sacrificio, se vuoi andare in Europa, il sacrificio di tenere i giocatori buoni, almeno ne vendi uno e non tre come l'anno scorso, lo devi fare per 3-4 anni. Sì, la percezione che abbiano un po' sopravvalutato, io compreso, lo metto... Chi? La base di questa squadra, insomma, sai, uno dà per scontato che Soriano Sartori dice che è buona, poi dentro di sé non lo sappiamo, ma cosa, magari l'ha la sopravvalutata pensa. Anche lui, cioè, ma non, magari lo poteva dire, qui siamo messi male, cioè, c'è, non stato, è che... c'è stato sicuramente un crollo verticale di alcuni zoccoli duri, cioè di alcuni punti fermi, se non altro questo si può dire. Per me non... a oggi, dopo 10 partite, si può anche dire che sicuramente il fatto di aver ceduto 3 giocatori contando magari su una rosa che poteva attutire il colpo, ma la probabilmente prima, questo Sartori, Sartori la prima tratta Dominguez, sei, non c'è, tu l'hai fatto con Dominguez e Arnautovic, me li tengo, poi per Arnautovic forse delle richieste vere non sono mai arrivate, perché sennò se arrivava giù il Manchester United deciso pace di una bella fatica. Dalla Juve sono arrivate, ma anche allora ha preso non è che poi fosse ragazzi la prima Atalanta che fece molto bene non esiste più, l'ha venduta tutta. tre pezzi un anno dopo, non ci sono più, sono tutti sparpagliati in Inter, Roma, Milan, Barcellona. Vero. Quindi c'è... Però il meccanismo avviato, noi quel meccanismo lì non l'abbiamo ancora avviato, cioè non c'è lo stesso timing, tu vuoi vendere subito quello che è vendibile, benissimo, però l'Atalanta aveva un gruppo e un sistema di reclutamento di nuovi campioni già molto più rodato, di campioni futuribili, potenziali, prospetti, e noi non siamo così rodati ma abbiamo la stessa fretta nel vendere. Quest'anno secondo me potevi venderne uno in meno, poi su Svanberg si è impuntato lui e non c'è stato niente da fare, ok, Teata 20 milioni lo vendo anch'io, magari a quel punto dico a Iki aspetta, però fai fatica, lo so che fai fatica a dire aspetta Iki, noi non siamo ancora pronti perché comunque avevamo 5 giocatori di mercato forte, 3 sono andati via, 3 li puoi mandare via quando ne hai 8 forti, secondo me. Però questa è siamo d'accordo, però insomma, Sartori è qua da 4 mesi, adesso vediamo come ragazzi siamo procederà. Qua anche alle 11 di sera, bisogna dare saluti, ma io ne parlerei, figurati, sono ringraziamo lo stesso i WhatsAppatori che ci hanno mandato i loro ci siamo dimenticati le loro di dare i loro messaggi, i loro messaggi scritti, però torniamo anche alla normalità, glielo diciamo, questa è stata un po' un'anomalia, non riuscivamo nei tempi di passaggio. Il calcio a spezzatino. A quest'ora. Però al volo, ritorniamo al volo, anche al volo, diamone qualcuno, poverini, ci hanno scritto tutti. Allora, io aspetta un attimo, dai. Leggiamo Orfeo Orlando, il nostro amico attore, un Bologna che ha giocato con coraggio e personalità, anche con le solite amnesie o distrazioni, gol del pareggio, liscio e busto di Beckenbauer e Bonifazi, ma in partita fino alla fine. Speriamo che sia un segnale di cambiamento di rotta e mentalità. Andrea Schiavina, il nostro amico tornitore, ci dice positiva la reazione e ricerca del gioco con meno timore, negativi i 30 tiri subiti, difesa e centrocampo non reggono, Napoli stellare. Davide Zini, che è sempre molto critico, atleticamente meglio, grinta meglio, gioco meglio, gioco d'attacco meglio, difesa ancora da rivedere così come i cambi. Lucia Vitale, la nostra amica preside, un Bologna che mi ha veramente sorpreso, anche se Barro non ha mai dato garanzie di continuità, comunque 0 punti, ma con onore e dignità speriamo sia l'inizio di un nuovo Bologna. Andate avanti voi? Basta? Vado io? L'umore è positivo. Max non Poggi... era quello di Thiago Motta. L'umore? Sì, sì. Ho apprezzato. Al di là delle parole che valgono, sono parole da conferenza stampa, la postura, il linguaggio del corpo era delusa. Gli rodeva. Era uno che aveva fatto 0 punti. Meglio così. Assolutamente, meglio sì. Così. Assolutamente positivo, perché noi ci eravamo un po' rotti le scarpe dei Donadoni o anche dello stesso Mialovic che a volte arrivavano in conferenza stampa a dire... No, abbiamo fatto quello che potevamo fare, quindi contenti di non essere stati massacrati. E invece uno che non si accontenta della buona prestazione a Napoli, ma gli girano perché vuole far punti. Che buon risultato. Ma è normale, perché è giovane, perché ha fame, perché si vuole affermare e secondo me non puoi prescindere. A oggi Bologna, dopo 8 anni di gavetta, deve sicuramente permettersi almeno di poter lanciare finalmente qualche allenatore giovane. Magari non sarà lui, ma speriamo che il prossimo sia uno di questi. Comunque, sempre opinioni personali. Ringrazio Marco Serra e Marco Garuti per la regia. Ringrazio Emilio Marrese, Nando Pelerano,
il nostro turnista Walter Fuochi, Walter Fuochi, che tornerà quindi fra 2, 3, 4 episodi dell'Ottavo Scudetto. Noi vi salutiamo e poi ci ritroviamo, direi di sì, domenica in questo sera, calcio spezzatino, sì, la prossima settimana. Domenica 23 dopo Bologna-Lecce, sì, siamo di nuovo qui. Alla grande, ciao a tutti. Buona domenica. Domenica prossima alle ore 15 il Bologna di Thiago Motta dovrà affrontare il Lecce di Marco Baroni. Accantoniamo per qualche secondo l'analisi di una partita all'indubbia importanza per il rossoblù per fare un salto nel passato. È il 27 gennaio del 2019, a Bologna è atteso il piccolo Frosinone, autore di una sola vittoria in 20 giornate. Il presidente del club ciociaro, Maurizio Stirpe, opta per l'esonero di Moreno Longo, al suo posto proprio Marco Baroni. Quel giorno, con il nuovo mister, il Frosinone si imporrà al Dall'Ara con un impronosticabile 0-4, grazie alle reti di Ghiglione, Pinamonti e alla doppietta di Camillo Ciano. Baroni è uno di quegli allenatori apprezzati per l'equilibrio che riesce a fornire alla sua squadra, ma è né troppo offensivo né troppo difensivo. Il problema è l'incostanza dei suoi risultati. La sua carriera è un'autentica montagna russa, tanta gavetta, poche vere occasioni, qualcuna sfruttata alla grande, qualcuna clamorosamente toppata. Il suo esordio da allenatore arriva nel 2000, da quel momento saranno 18 le panchine cambiate in 22 anni. Il Lecce è il quarto club allenato in Serie A, dopo Siena, Benevento e Frosinone. L'accusa è di non essere un allenatore in grado di fare la differenza nella massima serie italiana, 0.58 punti di media, solamente 5 vittorie in 43 partite. Dopo la disastrosa esperienza con il Benevento, 0 punti in 9 giornate, e la retrocessione con il Frosinone, Baroni si è rimesso in gioco affermandosi in Serie B, dove la media punti è decisamente diversa, 1.54 con 98 vittorie in 242 partite. Dopo una campagna questa importante con la ciliegina Umtiti, Baroni vuole imporsi anche in Serie A. In queste prime 9 giornate ha fatto punti con le rivali come Cremonese, Salernitana, Monza ed Empoli e ha fermato sul pareggio la macchina perfetta Napoli. Curiosità? Segnò il gol decisivo contro la Lazio che valse il secondo scudetto del Napoli di Maradona nel 1990, sempre con la maglia del club azzurro, però sbaglia rigore che costò l'eliminazione dalla Champions, giusto per tornare al discorso delle montagne russe. Il suo Lecce è la difesa meno battuta tra tutte le squadre della parte destra della classifica. Questo è dovuto alla compattezza tra i reparti e al duro lavoro richiesto in ripiegamento ai due esterni alti del suo 4-3-3. In fase di costruzione le due mezzale, che rivestono un ruolo cruciale, si alzano sulla linea degli esterni, andando a formare un 4-1-4-1 con Ullman vertice basso. Le altre opzioni sono il lancio lungo alla ricerca della profondità, attaccata da Sesai, oppure pallastre fesa e qualcosa succederà. Non bisogna sottovalutare il Lecce, non bisogna sottovalutare Marco Baroni.